Ciao a tutti fratelli marziali, io sono Marco Grastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. Penso che oramai sappiamo tutti che cosa sia successo. Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. Innanzitutto mi preme sottolineare una cosa importante, cioè io do tutta la mia solidarietà naturalmente a Francesco Facchinetti, perché subire un'aggressione da un ex campione del mondo di MMA non deve essere stata una bella esperienza, per usare un eufemismo. Perché ci tengo a schierarmi in un certo senso? Perché sui social capisco i meme, capisco tutto, comunque internet, però sui social c'è gente che ha dato contro Francesco Facchinetti, se lo meritava e chissà che cosa gli avrà detto per scatenare la reazione di McGregor. Io vorrei ricordare a questa gente che non bisogna dire granché a McGregor, perché la lista della spesa potrei farvela adesso su tutte le cagate che ha fatto McGregor, in cui ha aggredito persone a caso per i motivi più futili. E a quanto pare qui il motivo non è saltato fuori, e secondo Facchinetti gli ha dato di volta il cervello a McGregor e gli ha tirato un pugno. E la gente che dice, ok, se l'è meritato, chissà che cosa gli ha detto. A parte che qualsiasi cosa gli possa aver detto, tu McGregor non puoi tirare un pugno a una persona perché ti ha detto qualcosa. Okay. Io capisco usare le arti marziali, gli sport da combattimento per difendere se stessi, la propria famiglia, qualcuno in difficoltà, ma se qualcuno ti dice qualsiasi cosa non puoi aggredirlo in nessuna maniera, è sempre sbagliato. A maggior ragione se tu sei un campione mondiale di MMA, hai un'abilità spaventosa, anche senza volerlo magari puoi fare seriamente male, perché tu sei abituato a tirare pugni ad altri atleti professionisti. Allora nel tirare anche un pugno per scherzo a una persona rischi veramente di fargli male. Comunque scherzo non era, perché le stesse guardie del corpo di McGregor lo hanno appiccicato al muro, lo hanno fermato perché voleva continuare questa folle rissa. E ragazzi, continuiamo a difendere questo tipo qui? Non lo so, fate come volete. Per me chi lo difende ha seri problemi di autostima, perché in un certo senso vuole essere come McGregor, no? Così si sente al centro del mondo, si sente un pochettino bello, io so forte, io spacco e faccio. È il sogno di molti mediocri. E quindi secondo me la gente che lo difende è gente di questo tipo. Poi ognuno ha le sue idee naturalmente. C'è da dire però una cosa che è vera, ci sono alcune critiche per quanto riguarda l'incoerenza delle fonti. C'è chi dice che è volato dall'altra parte della stanza, chi su un tavolo, e a sentire lo stesso DJ Francesco dice semplicemente che è rimasto in piedi miracolosamente e quindi non sembra essere volato in giro per la stanza. Ora, perché c'è l'incoerenza? Perché c'è l'incoerenza? Potrebbe essere per vari motivi. C'è chi vuole mangiare, tirare più soldi possibili in un'eventuale causa legale contro McGregor, e quindi cerca di rendere la situazione più grave di quella che è stata. Vero, potrebbe essere, ma ve lo dico per esperienza personale, a me hanno sparato un cane oltre un recinto, quindi a caso, semplicemente per gioco. Non ho nemici che mi possano aver fatto un dispetto, semplicemente qualche cacciatore frustrato che non stava sparando niente ha sparato il mio cane, così, per divertimento, anche perché nella mia zona se ne sentono di cotte e di crude su cacciatori che sparano qualsiasi cosa si muova. Vabbè, questo per dirvi cosa? Che quando io ho denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, anche ai giornali locali, si è creato un bel polverone. Io ai giornali ho dato delle informazioni e poi puntualmente queste informazioni, alcune essenziali mancavano, altre sono state aggiunte e altre sono state ingigantite. Ok, questo per dirvi che persino in una cosa così piccola, come piccola, nel senso una cosa gravissima quella che è successa a me, però diciamo io non sono nessuno, quindi il clamore che ho potuto fare non è quello naturalmente del nuovo match McGregor Facchinetti. E questo per dirvi che cosa? Che le notizie possono essere state ingigantite. Magari qualcuno ha detto no, ha ricevuto un pugno, ha sbattuto un pochettino al tavolo
Allora qualcun altro ha scritto è volato via su un tavolo perché deve fare clamore. Quindi facciamo attenzione anche a queste dinamiche di giornalismo perché ci sono, non lo neghiamo, poi giornalismo in Italia è così e lo sappiamo benissimo e quindi dovremmo prestare molta molta attenzione. Un altro fatto importante è questo. Magari Facchinetti realmente è volato, lui ha detto che no, sono rimasto in piedi, non è successo granché, potrebbe anche essere un moto d'orgoglio che lo spinge a dire questo, quando in realtà magari se ne è volato via 5-6 metri e il tavolo lo ha retto, altrimenti non sarebbe rimasto in piedi. Può essere anche un moto d'orgoglio che spinge a dire no a Francesco queste parole qui. Non lo sappiamo realmente cosa è successo, se magari ci saranno telecamere, roba del genere. Lo sapremo. Quindi questo per dirvi ragazzi, non vi fossilizzate troppo sul fatto dell'incoerenza delle fonti, perché sì, potrebbe essere un modo per voler spillare più soldi possibili a Conor, ma potrebbe essere anche il caos che si crea nel momento in cui uno riporta delle informazioni e i giornali ne riportano altre, oppure le stesse gonfiate. Quindi facciamo attenzione. Un'altra cosa che è stata detta abbastanza ampiamente è il fatto che McGregor è un tipo pericoloso. E lo sappiamo, ma non solo da adesso, ma da anni, perché ha tirato pugni a vecchi, ha rotto cellulari dei fan, ha quasi aggredito rapper. E quindi, ragazzi, che dire? È la verità, è un tipo pericoloso. Ora, naturalmente, è probabile. La sensazione che mi dà è probabile che già sia in cura da qualche psichiatra, se non lo è, dovrebbe andarci perché forse tutti i colpi che ha preso in testa stanno facendo quell'effetto lì, quell'effetto particolare a cui siamo tristemente abituati nel mondo del fighting, perché ragazzi, i pugni in testa fanno sviluppare comportamenti un pochettino particolari, fra bipolarismo, paranoia, aggressività maggiorata, quindi se non è in cura dovrebbe andarci, ma io credo che ci sia anche una componente molto più spicciola, oltre ai problemi psicologici, ed è quella di sentirsi appunto il padrone del mondo, di poter fare tutto, di essere ricco, bello e potente, di conseguenza si può permettere di picchiare i suoi sudditi, ok? Quello che lui nella sua testa considera sudditi, perché secondo me è così, mixato ai colpi in testa che ha preso e che l'hanno un pochettino destabilizzato. Il signor Conor dovrebbe dimostrare più che altro sul ring ancora, invece di essere sottomesso da Khabib o farsi spaccare la tibia da Poirier, e dovrebbe dimostrare sul ring se è ancora bravo o meno, e non su Facchinetti. L'ultima cosa che voglio dirvi, ragazzi, e sottolineare veramente tante volte, è che il nostro DJ Francesco è stato veramente un signore. Questo perché, sia per come ha esposto i fatti con grande calma e serenità, ma anche perché ha difeso le MMA e tutte le arti marziali nonostante l'accaduto. Lui dice: io collaboro con tanti fighters in Italia e all'estero, promuovo questi sport perché sono sport in cui ci credo. Le arti marziali non sono violenza, sono ben altro. Il comportamento di Conor non va a inficiare tutto il buono che c'è nelle arti marziali. Quindi il fatto che lui, nonostante abbia subito un'aggressione da un combattente, dica queste cose, gli fa un onore spaventoso e ha lavorato per tutti noi, perché adesso voi lo sapete, l'Italia come funziona, con i giornali è facile andare a dire ok, ma i combattenti sono tutti violenti, vedete Conor, vedete lì, vedete là, bla bla bla, a cui siamo ormai abituati. Basta uno a fare il cretino e rovina il lavoro di migliaia e migliaia di atleti e divulgatori. Soprattutto se poi quest'uno è uno che ha una risonanza mondiale come Conor McGregor. Quindi io mi sento dire un grazie a Facchinetti per essersi esposto anche su questo argomento, perché ripeto, sappiamo in Italia come funzionano queste cose. E uno che ha subito un'aggressione e che sa che è dentro al mondo delle arti marziali e sa veramente che cosa c'è dietro, il duro lavoro, il sacrificio, i gesti buoni, i gesti veri delle arti marziali, non si è arreso a ciò che gli è accaduto. Quindi veramente un grazie di cuore a nome di tutta la mia community e credo
anche a nome di molte altre persone che la pensano come me. Detto questo, io rinnovo i miei auguri di pronta guarigione, anche perché, ripeto, non è soltanto un attacco di tipo fisico, ma anche di tipo psicologico. E quindi spero che recupera quanto prima il nostro Facchinetti e spero che qualcuno faccia qualcosa con questo discorso di McGregor, perché è veramente un tipo pericoloso e in un futuro potrebbe essere pericoloso non solo per gli altri, ma anche per se stesso.